questione abbastanza centrale, che è il numero di lettori che appunto che mancano in Puglia. In Puglia a livello nazionale, ma sicuramente nella, diciamo, nella nostra regione abbiamo un problema grande di non lettori, in quanto siamo appunto tra le ultime regioni, stando appunto ai dati che comunque registrano una, diciamo, la fotografia 2016, comunque di non lettori, diciamo abbiamo un 40%, stando a quei dati, di persone che hanno letto un unico libro negli ultimi 12 mesi, quindi diciamo sono dati preoccupanti. A fronte di questi dati così preoccupanti, sicuramente si sono mosse in questi anni delle politiche a livello nazionale, a livello regionale, e da qua partiamo, perché appunto è interessante come la macchina appunto a livello nazionale, a livello regionale si siano interrogati rispetto a come aggredire questo dato, non tanto da un punto di vista di quel 40% che comunque è un dato triste ma ce l'abbiamo, quanto piuttosto quell'altro 60%, quindi come aggredire quella fetta della percentuale che riguarda i non lettori, come si fa, che cosa si può mettere in campo per riuscire a recuperare quella percentuale. A livello del centro del libro penso che insomma gli interventi anche di questo pomeriggio sicuramente insomma li approfondiranno rispetto appunto alle tante iniziative che a livello nazionale sono state avviate con lavoro importante del centro del libro. Tra gli altri c'è anche l'iniziativa fatta con l'ANCI, che è appunto è Città che legge. Purtroppo anche su questo siamo arrivati tardi, quindi purtroppo non abbiamo presentato negli anni precedenti la nostra candidatura, una candidatura biennale, ma l'anno prossimo sicuramente recupereremo anche questo gap. E appunto sono tutte iniziative che servono appunto ad accompagnare le comunità locali, le scuole, appunto a ricostruire questa fascia di non lettori. Così come è sicuramente importante il lavoro fatto da Regione Puglia, che va su tanti livelli, poi appunto grazie alla dirigente insomma sicuramente li approfondirà tutti, quindi non dico nulla, però io, la cosa che mi ha colpito molto è proprio l'idea che è alla base forse anche della community library, cioè se noi dobbiamo trovare, andare ad aggredire quella percentuale nella parte dei non lettori, noi dobbiamo cambiare il modello della nostra biblioteca, cioè se noi facciamo delle biblioteche come magazzini di libri, se facciamo delle biblioteche dove si trovano solo libri, noi andremo a parlare soltanto con quel 40%, se ci va bene. Quindi trascureremo completamente e avremo fallito il nostro, appunto, la nostra funzione di creare lettori, la nostra funzione di educare, di portare, di avvicinare i lettori e i libri, anche perché l'incontro tra libro e lettore è un incontro un po', diciamo, che va costruito, che va alimentato, non è una cosa così, sì, certo, si parla tanto del piacere del libro, si parla anche tanto della fatica del libro, perché leggere è anche un'attività che comporta una fatica e un impegno. E non necessariamente appunto questo incontro tra il libro e il lettore, magari quei non lettori sono anche non lettori che non hanno avuto l'occasione di incontrare il libro giusto, hanno avuto magari cattivi maestri, magari hanno incontrato il libro solo come attività scolastica e quindi hanno perso anche la curiosità intorno al libro. E questa percentuale però ci deve far preoccupare, ci fa preoccupare perché parla anche di povertà educativa, parla di... perché è importante crescere il tuo, è importante perché è importante dare alle persone gli strumenti per leggere quello che accade, non solo ovviamente nelle storie che leggono, quanto proprio nell'interpretazione del mondo. Quindi è fondamentale portare quella fascia di non lettori che per vari motivi potrebbero non aver incontrato il libro giusto, potrebbero aver abbandonato la lettura e quindi potrebbero incorrere in una povertà educativa di altro tipo, ecco, è importante ancorarli, riportarli all'interno di questi spazi, che potrebbero essere le biblioteche. Però appunto che cosa occorre fare? Occorre evidentemente ripensare queste biblioteche, perché se noi immaginiamo delle biblioteche tradizionali, probabilmente appunto questo incontro è già fallito, insomma, dall'inizio, perché magari appunto un non lettore non potrebbe trovare, potrebbe non trovare interessante, ecco, frequentare queste biblioteche. Quindi è necessario ripensarle, cercando appunto di incuriosire, cercando di lavorare su degli altri canoni, che magari sono i canoni della bellezza. Se penso al progetto che ho visto, insomma, sicuramente il progetto della biblioteca di Comunità di Conversano va in questa direzione.
spazi dove, che siano attraenti, che siano interessanti, dove succedono anche delle cose, cioè non, dove non c'è soltanto ed esclusivamente il prestito del libro. Noi abbiamo la biblioteca adesso, appunto la biblioteca civica, che appunto è una tipica biblioteca fatta per quel piccolo 40% rispetto anche agli indici, diciamo, di impatto che può avere la nostra biblioteca, ovvero la percentuale di cittadini di Conversano che la frequentano, siamo sicuramente sotto il 10% della nostra popolazione, nel senso che è utilizzata come un'aula studio oppure come prestito dei libri, ma una fascia ben delimitata, cioè per esempio le signore sopra i 50, i pensionati che vanno a leggere i giornali, quindi veramente è una fotografia tipica di come un vecchio modello di biblioteca. Quindi ecco, per noi è fondamentale pensare invece che per, appunto, per poter fare un buon lavoro di promozione della lettura, è un lavoro che abbia senso, occorre ripensare questi luoghi, aprendoli, facendo sì che accadano delle cose all'interno di questi luoghi, che non necessariamente possono essere evidentemente legate ai libri, ma che vadano anche oltre, che partano dai libri ma raccontano anche altre cose, perché in questo modo la biblioteca diventa veramente cucina culturale, diventa un luogo importante per una comunità e non appunto soltanto un magazzino dove contenere i libri. Rispetto a questo, diciamo sicuramente la biblioteca deve diventare in questa direzione un luogo di connessioni, un luogo di connessioni che sia tra le persone, ma è anche tra le esperienze che all'interno di una città si fanno. Quindi per forza, diciamo obbligatoriamente, la biblioteca civica di Conversano dovrà interfacciarsi con la community library. È paradossale anche a fronte di questi dati così, diciamo, che abbiamo enunciato così in modo assolutamente sintetico, pensare che all'interno di uno stesso paese di 26.000 abitanti ci siano due biblioteche ci sono anche tante altre biblioteche, perché ogni centro studio ha conversato la propria biblioteca, ma che diventano di fatto magazzini di libri. Ecco, noi dobbiamo evitare che diciamo il proliferare di magazzini di libri, questo diciamo non serve a nessuno, nel senso che serve magari a liberare cantine, serve a liberare case, ma non serve certo, non fa nessun lavoro né di promozione culturale, né di promozione della lettura, né di crescita di quella comunità. Quindi diciamo l'impegno sarà sicuramente quello di tessere quanto più possibili strategie di connessione, di collegamento tra tutti questi luoghi dove i libri ci sono, affinché i libri non muoiano, ecco, perché il rischio appunto è che rimangono lì abbandonati e quindi ce li dimentichiamo anche, che diventino appunto un'occasione, possano restituire un'utilità. Rispetto al discorso delle connessioni, io penso che sia fondamentale non solo tra i luoghi fisici come le biblioteche, quindi anche con le esperienze che dentro le biblioteche si possono realizzare, ecco, andare ad incentivare questo aspetto, ma anche rispetto a quello che accade dentro o fuori anche la nostra comunità. Filippo prima parlava di questa esperienza, secondo me è un'esperienza importante per il nostro comune, è un'esperienza che è nata quanti anni fa? Durante un festival Lettori in Fabula, in cui avevamo invitato appunto l'associazione Amenin, un'associazione che lavora molto col Ministero, un'associazione qui c'è Nicola della Forest che farà un intervento nel pomeriggio, e nel momento in cui ha visto quello che si muoveva qui a Conversano, ha immediatamente diciamo parlato di Conversano, il centro del libro, e a fronte anche dell'emergenza, diciamo, cioè, rispetto sempre a quella percentuale di qui sopra, evidentemente il centro del libro ha deciso di investire, quindi abbiamo avviato questo percorso di formazione tutto finanziato dal Ministero, che ha avuto una prima fase con una formazione importante con oltre 150 docenti sia delle scuole elementari e dell'infanzia che delle scuole medie e superiori, che è stato formato, che ha fatto attività nelle classi e poi ha riportato tutto questo lavoro e all'interno delle classi e all'interno del festival. Ecco, è importante che le esperienze che facciamo diventino generative di qualcos'altro. In questa direzione un festival può essere interessante, è utile ad una comunità, nel momento in cui riesce a portare qualcosa che fa fare un altro passo in avanti alle persone che quel luogo abitano. Ecco. E così ancora l'altra esperienza, anche mettere insieme le varie piccole
piccole, anche tanti piccoli finanziamenti magari ci sono anche a livello della scuola o a livello di, appunto, del privato, eccetera, anche la capacità di intercettarlo, perché qui appunto abbiamo tanti attori e tanti interlocutori. Penso alla scuola media, qui c'è il preside Marciano che ha intercettato un finanziamento legato alle biblioteche scolastiche innovative, e anche questa è una risorsa, cioè ci sono tanti strumenti che occorre, come dire, monitorare, tenere insieme, avendo lo sguardo lungo, che è quello appunto di aggredire quel 60%. Grazie.